il libero movimento dei capitali. Questo lo farà lo Stato, smantellare il castello di legno. E lui inventa l'espressione speculazione stabilizzante, di modo che il capitale che prima per creare altro capitale passava attraverso le merci, adesso è il capitale che crea il capitale. E al di fuori di tutte le regole, attraverso anche i paradisi fiscali, determina una situazione per cui i capitali lasciati al libero, liberissimo gioco si comportano esattamente come uno sciame di cavallette che invade un territorio, saccheggia quel territorio e poi si sposta in un altro territorio. Non c'entra più niente la terra, non c'entra più niente l'edificio, non c'entra più niente l'artigiano, non c'entra più niente il lavoro. Dice Milton Friedman, sentite quanto è bella questa cosa, la vera minaccia alla sicurezza nazionale è costituita dal welfare state, tanto e di più che l'Unione Sovietica. La difesa va finanziata con la rinuncia allo Stato sociale. E quello che sta succedendo al mondo. E non a caso quelli che hanno seguito questa teoria sono stati Ronald Reagan, la signora Thatcher, e la signora Thatcher, interpellata in merito, se ne è uscita con la famosa frase: la società non esiste, la società è una somma di singoli egoismi che si dirigono verso una direzione rappresentata dal proprio utile e dal proprio tornaconto. E allora quando Federico Caffè lascia gli occhiali sul comodino, ci impone di riprendere una lezione che è una lezione non moderna, una lezione antica. Quando Gino Strada ieri sera diceva è l'indifferenza, il discrimine, a me faceva pensare a un quadro della metà del 1400 di Piero della Francesca, la flagellazione di Cristo, e si vede una specie di poggio sotto il quale dei soldati frustano Gesù, flagellano Gesù, Ponzio Pilato guarda distrattamente, e dietro una colonna che fa una specie di barriera verticale passano all'aperto dei signori molto ben vestiti, probabilmente dei mercanti, e seguitano a parlare delle loro cose, e nessuno si volta e nessuno guarda, neanche guarda. Ecco, questo è il video. Allora, certo, Federico Caffè, la strada, e figuratevi se non sono d'accordo, ma secondo me la vera lezione profonda è quella di ripartire dagli ultimi. Non saranno i primi a tirare i lumi, saranno gli ultimi a spingere. E noi questo dobbiamo aiutare. Io però organizzando questo incontro, abbiamo chiuso, due minuti però le voglio dedicare perché mi sembra giusto che poi quando si partecipi si abbia anche l'opportunità di dire qualcosa. Se c'è qualcuno che nel corso della sua vita ha conosciuto Caffè, ci è entrato in contatto, oppure vuole dire qualcosa di lui, noi lasciamo la possibilità di farlo. Gianni c'era prima, non lo vedo adesso. Gianni del Tour, ecco. Io frequentavo la facoltà di medicina e provenivo da Parma perché avevo fatto i primi due anni a Chieti, che erano riconosciuti solo i primi due anni. Poi andai a Parma, poi però insomma mi volevo riavvicinare e andai a Roma, e a Roma conoscevo un solo amico che era Enzo, il nipote di Federico Caffè, e in attesa di trovare una sistemazione a Roma fui ospite
di Federico Caffè e di suo fratello Alfonso nelle loro case a Roma. E quindi era un ragazzo che veniva dalla provincia, del tutto fuori dagli ambienti dell'economia, ma rimasi, quando andai la prima volta a casa di Federico Caffè, andai con una grande soggezione, perché Federico Caffè era già famoso come in quegli anni come professore a Roma, professore di economia. Era stato l'economista che aveva introdotto le teorie di Keynes in Italia, ma tutto era fuorché un barone. Allora c'erano i baroni, la facoltà di medicina mi ricordo c'erano i baroni. Federico Caffè era una persona che la mattina, mi ricordo, prendeva l'autobus tra le 6 e le 7 della mattina per recarsi da via Cattololo a Monte Mario, dove abitava, nella facoltà di economia e commercio di Roma, alla Sapienza. E quello era forse l'unico momento suo di socialità normale, nel senso che lui stava in facoltà per quasi tutta la giornata, aveva un divano nella sua stanza nel quale spesso, dopo aver mangiato qualcosa che spesso l'amorevole Giulia gli preparava, o la mamma addirittura che viveva con lui a Roma, lui si sdraiava e si riposava un pochettino su quel divano e poi riceveva i suoi studenti, dava consigli e ritornava a casa, però non finiva lì la sua giornata. La giornata continuava perché nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, nella serata, la casa si riempiva di questi ragazzi, che spesso lui aiutava a studiare, non solo da un punto di vista, diciamo, di docente, ma proprio li aiutava anche materialmente. Ragazzi che poi lui, per i loro meriti, consigliava in quelle che, uso un termine per farmi capire, li piazzava, perché lui era un'autorità, e c'era chi andava alla Finsider, chi andava alla Banca d'Italia, ma erano dei grandi studiosi, e tuttora vediamo che ce ne sono degli allievi che stanno ai posti di maggiore responsabilità in Europa e in Italia. E quella casa si riempiva di questi studenti che lui trattava, ecco, prima giustamente, non come un padre, come un fratello maggiore, a volte anche con un tono piuttosto severo, e li indirizzava, però poi risolveva quest'aria austera con una battuta, spesso aiutata da Giulia, che ogni tanto si presentava e che in dialetto nostro faceva: ma che non le tenete le case? Ed era, cioè, rimasi proprio conquistato da... Era una persona, si può dire, una persona di altri tempi, nel senso che aveva un senso dello Stato, un senso della sua funzione sociale di insegnante, di docente, che veramente oggi come oggi non sempre è facile trovare. Era anche una persona, se vogliamo, contraddittoria. Io so, perché me ne parlavano i suoi nipoti, che lui era una persona di una profonda fede religiosa, eppure era un uomo profondamente laico, era una persona che aveva dedicato tutta la sua vita in forma quasi, come posso dire, monastica all'insegnamento, però non si era negato alla vita. Io penso che la mattina lui, quando prendeva l'autobus, per lui in quel momento era fondamentale, perché stava in mezzo alla gente, ecco, cittadino della gente e consigliere della gente, non del principe. Lui questo è stato, questo mi ricordo, e questo mi ha anche, diciamo, insegnato e formato in quei giorni in cui l'ho conosciuto. È stato per me un momento molto importante, perché ho capito quali sono le cose importanti. Giustamente prima Gianni parlava
di questo discrimine, e lui aveva sempre in mente i meno fortunati, i più poveri. Lo Stato non può dimenticare queste persone. In un momento in cui, oggi come oggi, vediamo anche che spesso anche una certa sinistra ha perso una sua identità, richiamandosi spesso al libero mercato, così. Vediamo che l'insegnamento di Caffè è di profonda attualità, e perciò è giusto che Pescara ricordi questo suo grande figlio. Ringrazio tutti di aver partecipato, come ringrazio Gianni, Silvio, la dirigente scolastica della CERPO e Guglielmo Mizzola di essere stati con noi. Vi auguro di portare il modello di Federico Caffè in ciascuno di voi nella vostra vita. Saluto Marinella che intanto è arrivata e auguro a tutti un buon 25 aprile. Grazie.